se oggi si ripete con me. Questa fu sta Black Ace. Ritorniamo a base orbitale e parliamo con quella donna, Heartless, o come si chiama. Sì, dobbiamo effettuare il transout. Sì. Ok. È strano che lei in realtà facesse il doppio gioco. Mega Man, voglio dire, Geo, dove sono Jack e Tia? Non sono riuscito a fermarli in tempo. Non hanno voluto ascoltare ciò che avevo da dire. Capisco. Quindi la meteora G adesso è al 100% sotto il loro controllo. Questa non era la situazione che speravo. Ehi, qualcosa qui non va. Sei sicuramente più di noi riguardo a cosa sta succedendo. Quindi inizia a parlare. Chi sei? E che cosa hai in mente? Ti prego, diccelo, Heartless. Lavorare per King era solo un espediente per raggiungere il mio obiettivo. Il tuo obiettivo? C'era qualcuno che dovevo contattare urgentemente. Lo conosci molto bene, Gio. Chi potrebbe essere? Non ne ho idea. Kelvin Stellar. No, fermi un attimo. Allora, Kelvin Stellar, ok, è il padre di Gio, ma perché farlo? Non è mica morto? No, non è vero, non era morto, era disperso nello spazio, no? Tuo padre. Papà? Ma che diavolo? Conosci Kelvin? Un tempo lavoravo per un'organizzazione di ricerca spaziale. Ho lavorato con Kelvin e il suo team per la sua missione spaziale. Ah, molto interessante. In quel periodo parlavo spesso con Kelvin. Parlava sempre di formare legami con altri mondi, di scambi culturali e di molte altre idee. Condividevo pienamente le sue idee e i suoi intenti. Era una parte vitale del futuro di questo pianeta a livello universale. Quindi conosceva mio padre. Perciò ho tentato di contattarlo per salvarlo dallo spazio, giusto? Sì. Ed è così che mi sono imbattuta in King. Come ti sei imbattuta in King mentre cercavi Kelvin? Cosa diamine potrebbero avere in comune? Heartless? Ho conosciuto King mentre tentavo di contattare Kelvin perché Kelvin è all'interno della Meteora G. Com'è possibile? Come? Papà, all'interno della Meteora G. Ne sei sicura? Sì. Kelvin ebbe un incidente nello spazio dove divenne un essere M, giusto? Sì, proprio così. Lo trasformai in un essere M in modo da poter realizzare il suo sogno di tornare dalla sua famiglia. Da allora vagava nello spazio sotto forma di essere M. Sulla via del ritorno ha scoperto la Meteora G. Quindi stava tornando a casa. Ha compreso subito che se l'avesse lasciata andare, la Meteora G avrebbe colpito il pianeta. Così è entrata nel suo nucleo ed ha ingaggiato una lotta con essa. Papà sta lottando. Per tutto il tempo Kelvin ha continuato la sua lotta contro la Meteora G. Quindi era quello che impediva di usare il 100% del jamming. Adesso so cosa gli è successo. Hai provato a contattare mio padre mentre King stava tentando di ottenere il controllo della Meteora G, vero? Esattamente. Il mio piano era sottrarre il controllo della Meteora G a King, chiamare Mega Man qui ed infine riportare Kelvin a casa. Dopodiché avrei cambiato la rotta della Meteora G, salvando Kelvin e il mondo. Il mio piano era perfetto. Ma poi Jack e Tia si sono messi in mezzo. Sì, il mio solo errore. A causa loro la Meteora G si dirige di nuovo verso la Terra. Per adesso non c'è nulla che possiamo fare. Non può essere, non possiamo arrenderci, ci siamo così vicini. Ci deve essere un modo per fermarli. Finché non ci arrendiamo avremo una speranza. Geo. Una chiamata da Boreal. Attenzione, sto ricevendo una chiamata. È Boreal. Riesci a sentirmi, Geo? Sembra che tu sia alla distanza limite per i comunicatori vocali. Mr. Boreal, mi dispiace. Già che mi si stiano a controllo della Meteora G. Non preoccuparti, ho già sentito tutto tramite il tuo Hunter. Geo, Heartless, ritornate alla WASA, abbiamo in mente un piano. Ritornare alla WASA? Ma tutti quelli nell'area non erano completamente... Ma tutta quell'area non era completamente ricoperta dal jamming? Quando King ha perso il controllo della Meteora G, il jamming che ricopriva sia la WASA che gli studi WBG si è dissolto. Ritorno alla svelta, non abbiamo molto tempo. Ricevuto. Come faccio a portare Heartless? Heartless, sì. Prima di partire voglio darti questo, Gio. Carta Kelvin, quello? Che cos'è questa cartella? L'ho trovata mentre ero alla ricerca di Kelvin. Era la sua cartella, perciò l'affido a te, suo figlio. La cartella di papà. Mi unirò a voi quando avrò ultimato i preparativi.
Perciò andate avanti. Ok, ci vediamo alla Wasa. Ragazzo, muoviamoci. Gio, sono lieto di vedere che stai bene. Ma, Mr. Boreal, se non fermiamo la Meteora G... Lo so. Non abbiamo assolutamente intenzione di mollare. Finché non ci arrendiamo, avremo la speranza. Non è così, Gio? Sì. Ecco perché abbiamo deciso di fondare un nuovo team. Il proposito del team è ferma la Meteora G. Inoltre abbiamo deciso che il team avrà il nome del grande potere che ti è stato conferito dagli amministratori dei satelliti quando ti hanno chiesto di salvare la Terra per la prima volta. Quel grande potere si chiamava Star Force. Star Force. Vorremmo che tu fossi tu a prendere la posizione di team leader. Una domanda, ragazzi, perché io non ho più la Star Force? Confidiamo nella tua forza per formare una volta per tutta la Meteora G. Ma non ho alcuna idea di come fare. Quasi dimenticavo. I chiarimenti saranno più rapidi se prima presenterò gli altri membri del team. Altri membri? Voi due vorreste venire avanti? Lì e... Non mi ricordo il suo nome. Non mi ricordo... Oddio. Woody è anche lì. Ad essere onesti, nessuno di noi due sa perché siamo stati scelti. Ma avere l'occasione di vedere di persona la Wasa e di incontrare la stimata dottoressa Goddard è un sogno che diventa realtà. A proposito, Gio, perché sei stato convocato qui? Beh, adesso che tutti i membri del team sono qui, riuniti, possiamo discutere i dettagli del piano per la missione. Inoltre vi spiegherò perché siete stati selezionati. Ma prima di questo, un rapido riepilogo sulla situazione attuale. La Meteora G è libera dal controllo di King ed è diretta sulla Terra. Davvero. Magi mi ha inviato un rapporto che affermava la stessa cosa tempo fa. Se la Meteora G non verrà fermata, si schianterà sul pianeta, causando la distruzione di tutta la tecnologia M presente. E peggio ancora, la maggior parte dell'umanità verrà spazzata via. È informato. Davvero? Ciò che dice è esatto. La Star Force deve fermare la Meteora G ad ogni costo. Perciò ci muoveremo secondo un piano prestabilito. Intendiamo usare un'immensa stazione onda, nota come stazione dinamica, per inviare Mega Man nello spazio. Mega Man? Intende lo stesso Mega Man che ci ha già salvato? Non lo sa ancora. Utilizzando la stazione dinamica trasferiremo Mega Man dentro il razzo di Woody, che attualmente si trova nell'orbita del pianeta. Fino a qui ci arrivo, ma perché il mio razzo? Beh, essendo Magnus andato fuori controllo per breve tempo, il tuo razzo ha acquisito un alto tasso di resistenza al rumore. La resistenza acquisita gli permette di non subire minimamente gli effetti del rumore emesso dalla Meteora G. Ah, ok. Riuscite a capire? Mega Man entra nel razzo, adesso si avvicina più che può alla Meteora G, poi Mega Man effettuare il transin nella Meteora G del razzo, corretto? Sì, esattamente. Siete entrambi molto svegli. Grazie mille per il complimento, dottoressa Goddard. In questo modo Mega Man distruggerà il nucleo della Meteora G. Sarà un'impresa pericolosa, ma temo che non ci siano altre alternative. Capisco cosa avete detto fin qui, ma perché sono stato convocato anch'io? A dire il vero, hai un compito molto importante da svolgere. Per questo motivo abbiamo convocato anche te. Un compito molto importante? Per trasferire Mega Man fuori dall'atmosfera del razzo di Woody è necessario utilizzare una trasmissione di tipo Dynamite. La forza di questo metodo di trasmissione causerà uno shock a Mega Man. Ecco perché abbiamo pensato di costruire una barriera protettiva in onde reali che gli consenta di raggiungere il razzo in tutta sicurezza. Come minimo ci servirà di una barriera di resistenza straordinaria. Capisco. Abbiamo sentito che il parco eventi di onde reali è riuscito a resistere, anche se era infestato da Wither fuori controllo. Beh, non me ne sono stato con le mani in mano. Ciò che ho fatto è stato... Quando il nuovo programma è stato preso, ho creato un firewall. Per farla semplice ho rinforzato la forza del palco. Non esiste nessun altro in tutto Electop che sia capace di fare una cosa simile in quel poco tempo a disposizione. Ci serve davvero il tuo aiuto. Farò qualsiasi cosa per aiutare a proteggere il pianeta. Abbiamo 12 ore prima che la Meteora G colpisca la Terra. Non c'è tempo per perdersi in chiacchiere. 12 ore. Sarà dura. Non c'è abbastanza tempo. No, c'è più tempo di quanto pensiate. Oh, è arrivata anche Heartless. Heartless? Chi? Wow, è bellissimo. Cosa c'entra questo? Secondo i miei calcoli ci restano 48 ore prima che la Meteora G colpisca. Ci rimangono 2 giorni. 2 giorni? Com'è possibile? Kelvin non si è ancora arreso. Sta continuando la sua lotta contro la Meteora G, rallentando nell'avanzata. Papà, è un uomo davvero incredibile, vero? Proprio fantastico. Se abbiamo 2 giorni intere possiamo di sicuro inventarci qualcosa. Bene, non credo che avrò problemi di tempo nel riconfigurare il razzo. Grande, Star Force, mettiamoci al lavoro. Team, a proposito di Gio, sono cambiati.
Ebbene, dove sarebbe il nostro grande leader Mega Man? Oh, 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 ma che bella comitiva che siete! No, non è possibile! Non può... Cosa? Un'onda... What? Cosa? Perché? Non era morto? King? Non può essere! Davvero credevi di finirmi lanciandomi in una misera onda rumore? Heartless, hai ferito i miei sentimenti. Un umano non potrebbe mai rimanere in un'onda rumore per tanto tempo e... Aspetta! Ci sei arrivata, eh? Dura pensare a tutto. Il fatto è che non sono più umano. Ho usato il potere di Joker per diventare un essere M. Ed ora, Heartless, traditrice, morirai. Attenta! Wow! Ci è andato vicino. Mega Man! Incredibile, Geo è Mega Man? Lo sapevo. Non fa alcuna differenza. Il mio piano non è ancora completo, ma molto presto sarò il padrone del mondo. Spero che lo aspettiate con ansia quanto me. Oh, 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 oh. Corrigli dietro, andiamo dietro al nodo rumore, non penso che sia così veloce. No, eh? No. King, che cosa starà tramando? Non ne ho idea, tutto ciò che possiamo fare è seguire il nostro piano. Ritorniamo al lavoro. Ha ragione. Un messaggio da Luna? Why? Gio, vorresti venire a Decorigi quando hai tempo? Tutti noi abbiamo qualcosa di cui vorremmo parlarti. Veniamoci sul tetto della scuola. Sembra che i miei amici vogliono incontrarmi. Geo, vai pure ad incontrarli. E divertiti. Domani dovremo riuscire ad inviarti sulla Meteora G. Ricevuto. Voglio davvero parlare con tutti prima di domani. Ci vediamo. Ok. Davvero molto molto interessante questo episodio. Sempre capovolgimenti di scena e tutto il resto, ma molto interessante. Ok ragazzi, penso che siamo non vicini alla conclusione, ma non penso che mancano più di 5-6 episodi ormai. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio andiamo a parlare con Luna e gli altri miei amici. Quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! E finalmente la nostra opportunità è arrivata. Il nostro desiderio finalmente diverrà realtà. La tecnologia in generale ha fatto soffrire più umani di quanti ne abbia aiutati. Ha causato ed ha alimentato così tante guerre. Ecco perché intendiamo dare a questo mondo un nuovo inizio. Lasciando che la Meteora G si avvia la sua discesa, saremo gli araldi che porteranno il giudizio sul mondo. Non ve lo permetterò. Voi due e la Meteora G non dovete essere fermati. Non puoi fermarci. Cosa? Cosa? Speed Magnus? Non è quello vero. Lo hanno creato dai dati residui.